successo che è deceduto mio fratello, che a te già essendo affetto da sindrome di Down, non vedevo già da più di un mese, ed è morto senza che in pratica avessi la possibilità di vederlo. Massimiliano Lelli, Max, come lui preferiva essere chiamato, aveva 54 anni ed era ospite di una RSA. Ha contratto il coronavirus e non ce l'ha fatta, è la vittima più giovane del Covid in provincia di Arezzo. Suo fratello Marco e la cognata Nicoletta non si danno pace, non aver potuto stringere quella mano nell'ultimo momento li ha segnati per sempre. Come l'avete vissuta? Perché ovviamente non era risolvibile, ma il fatto di poter tranquillizzare una persona nell'ultimo momento della sua vita è una cosa che non si riesce ad ingollare. È la tragedia che vivono tutti coloro che perdono un familiare a causa del coronavirus. È l'aspetto più atroce per cui oggi tutti coloro che lo hanno vissuto sperano sia trovata una soluzione affinché quello che hanno dovuto passare non sia il destino di altre famiglie. La proposta dell'associazione Tutto è Vita Onlus è stata accolta dalla Regione Toscana, che ha avviato l'istruttoria per la costituzione di un tavolo regionale per la definizione di una procedura di accesso ai reparti e alle strutture Covid da parte dei familiari delle persone ricoverate per l'accompagnamento nel fine vita. C'è questa idea, questa proposta di provare a cercare, diciamo, delle strade alternative a quello che sta accadendo in questo momento, ovvero dei percorsi ovviamente protetti, sicuri, per comunque garantire ai parenti, ecco, nel caso in cui purtroppo non ci sia la speranza, ecco, di salvarsi, di poter vedere il proprio congiunto, insomma, perlomeno un'ultima volta, e tenergli quella mano che magari lei avrebbe voluto tenere. Dicevo: Max, respira, siamo qui, stai calmo, e abbiamo visto la differenza, cioè ha cominciato a respirare in maniera diversa. Lei mi dirà: è una sensazione? No, no, è successo davvero. Quindi è importantissimo questa cosa, cioè non dobbiamo, devono altro che metterci attenzione su questo, molto di più, non poter essere lì e non poterlo rassicurare, penso che sia da bestie, veramente da bestie.